Allora, la parola a voi. Penso che abbiamo questa grande opportunità di creare un po' un dialogo, un dibattito, qualche domanda, di fare delle domande dirette, approfittando che è con noi qui una persona che ci ha raccontato, che sembra, come lo racconti, che lo senta come se fosse stato ieri. Io l'ho sentito così, molto vivido. Sì, dal non verbale della sala sento che c'è un consenso rispetto. Allora, sentiamo. Allora, c'è il professor Scapicchio che è qui in diretta, senatore, e quindi introduce lui le domande o il dibattito. Dai, Piero. Bruno, sono Pierluigi Scapicchio. Mi senti? Ti sento. Ecco. Ti sento purtroppo, ma ti sento. Senti, tu sei stato esemplare nella, come dire, nella illustrazione soprattutto di ciò che è stata la premessa poi del tessuto legislativo della 180. Ma c'è forse un problema di fondo da dirimere. La chiusura dei manicomi, che certo era un anelito della classe dirigente italiana di quel momento, in che misura si è tramutata in una operazione di sviluppo della psichiatria? Ecco, scusa, mi dicono che in questo modo riusciamo anche a vederci di faccia. Eravamo ecco. Più belli la volta precedente. Sicuramente è più semplice, ecco. Dunque, dico agli astanti che parlo, perché da giovane attaché a quell'epoca accompagnai Bruno Orsini alla seduta definitiva per l'approvazione della legge alla Camera, e a quell'epoca si poteva arrivare con una macchina a Montecitorio, oggi è praticamente impossibile, ma fu un viaggio che fa parte della mia memoria ovviamente emotiva, che è difficile poi dimenticare. Dunque, Bruno, io ero a questo punto della mia domanda. Tu hai fatto di fatto concretamente, no? Sei stato l'estensore di una legge che non è riuscita a essere scalfita da 10.000 tentativi di riforma nelle legislature successive. Ma quanto di questa legge corrispondeva ai desideri di Franco Basaglia? Nel senso che la legge fu di fatto una legge di grande alleanza fra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, no? Era l'epoca del governo di Unione Nazionale, si può dire, contro le Brigate Rosse, e ci fu un'intesa totale, me lo ricordo perfettamente, tra te e i maggiorenti del Partito Comunista nella stesura e nello sviluppo del testo legislativo. Ma quanto di questo corrispondeva ai desideri della parte più incisiva della presenza di allora, che era sicuramente quella di Basaglia e dei suoi collaboratori? Io credo che dobbiamo anche essere chiari su questo aspetto. Ecco, puoi dire due parole su questo argomento? La convergenza oggettiva era l'abrogazione dei manicomi, di cui Basaglia aveva fatto il perno quasi centrale ed efficacissimo, come ho detto, della sua battaglia. E i dissensi riguardavano soprattutto il ricovero non consensuale, che Psichiatria Democratica definiva fermo sanitario, e la utilizzazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, sia pure con un limitatissimo numero di posti e per un periodo assolutamente breve, degli ospedali civili, che all'interno dell'area di Psichiatria Democratica si chiamavano manicomietti. E questi li digerì, non li voleva, ma li digerì. E dice: che differenza c'era tra te e lui? C'era la differenza che aveva la maggioranza parlamentare, lui no. Nella sostanza finì per convincersi Basaglia, ed è giusto come ha dato, viene il suo nome, finì per convincersi che era la cosa migliore possibile. E come ho detto, la politica è l'arte del possibile, ed era molto difficile pensare a una situazione. Tanto, a parte il fatto che il gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana non avrebbe mai votato una legge che mettesse tutti i malati in libertà senza condizione, anche quelli
che esigevano un ricovero non consensuale. Queste due cose. Però devo dire che il merito di Franco e soprattutto di sua moglie fu quello di avere poi difeso la legge dalle decine di attacchi. Ci furono 40 disegni di legge in due anni, e va detto che prima Basaglia stesso e poi la Ungaro mobilitarono tutto il PC a difesa della legge, anche il PC, c'era gente, erano tempi in cui le unanimità si decretolavano. Un'altra cosa che vorrei ricordare è l'incontro che ebbi con Basaglia, che circola su internet, perché io l'ho data a uno che l'ha data all'altro, alla fine è comparso. Se c'è lì la Gianni Chedda se lo ricorderà, Basaglia fece delle interviste ai partiti politici per chiedere come mai la 180 non funzionava. Nei primi tempi era molto difficile che funzionasse, perché gli SPC non c'erano e c'era il rischio che i malati di mente fossero occupati. Basaglia venne al ministero e io gli dissi: sì, ma bisogna curarli, va tutti bene, indietro non torniamo, per carità. E lui mi disse, qua io gli dice: però fateli questi SPC, tu che sei potente, che sei il capo della psichiatria, che hai tutto questo prestigio, fammi il possibile, fammeli fare questi SPC. E lui mi dice: ma veramente ci vuole una società più giusta. E poche parole disse, poi pochi mesi dopo morì. Ma certo, al centro del pensiero basiliano c'era qualche cosa che andava ben oltre la psichiatria. C'era una prospettiva, una speranza sociopolitica di eliminazione della violenza dalla società italiana. Compito mirabile, ma che però non compete non è che noi, trasformando tutti gli operatori psichiatrici in rivoluzionari, che abbiamo il mondo, non facciamo niente. E cioè la prospettiva di Basaglia andava oltre la medicina, e non a caso il suo principale nemico, e anche il suo motivo di dissenso con me, fu la lotta feroce alla medicalizzazione. Io sono sempre stato, molti con me, dell'idea che certo non si può ridurre la salute mentale alla psichiatria, ma che una dimensione sanitaria fatta di anamnesi, esami obiettivo, terapie anche farmacologiche, è bene che ci sia ed è bene che sia difesa. Ecco, queste furono... La potrei fare molto lunga, ma così mi pare. Allora, se posso solo ringraziare, sono parole, grazie mille Pierluigi, adesso sono parole queste così importanti per noi. Non a caso questo è un convegno interdisciplinare, interdipartimentale, è veramente quello che abbiamo voluto introdurre. Qui nel pubblico c'è di tutto, ci sono gli psichiatri, ma ci sono tante altre professioni, ci sono gli educatori professionali, ci sono i pedagogisti, ci sono gli psicologi, ci sono gli infermieri, ci sono gli assistenti sociali, ci sono anche esponenti delle cosiddette nuove professioni, proprio per entrare in un'ottica pluralista, per poter umanizzare, per poter lavorare anche nella prevenzione e soprattutto nel sociale. Quindi la ringrazio anche per queste ultime parole. C'è un altro intervento? C'è la ragazza Gianni Chedde che vorrebbe intervenire, che è qua. Allora, c'è uno, due e tre. Prima lei. Prima c'era lei, però. Sì, volevo approfittare della presenza e della memoria storica di Bruno Orsini, che ringrazio moltissimo, mi unisco ai ringraziamenti per la sua chiarezza espositiva, ma che ha messo insieme tanti elementi di questa storia. E siccome ho visto che si è soffermato più volte sul nemico dichiarato
che Basaglia sosteneva, cioè la medicalizzazione, che tuttavia è servita per, come cavallo di Troia, per entrare nel sistema sanitario, ma con l'idea di andare oltre. Allora volevo chiederle se ci può dire qualcosa di più della metafora che lei ha ricordato di Basaglia sulla questione del fermo sanitario. Mi fermo, forse di più. Chiara la domanda. Fece degli articoli dicendo che i trattamenti sanitari obbligatori non ci volevano. Gli rispose l'Avvento, gli rispose sull'Unità. Insomma, ci fu una dialettica su questo argomento, nel senso che io capisco bene, al centro del vigore e anche della giustezza della proposta basagliana c'era il fatto che non si poteva imporre con la violenza cose che non si potessero ottenere col consenso. È l'unico modo che, e aveva anche ragione, che per anni i poveri malati negli ospedali psichiatrici subivano delle terapie che non volevano, magari cruente, magari pericolose, ed erano sottoposti alla volontà altrui. E quindi ricoverare uno contro la sua volontà era una cosa. Che cosa si dovette ricorrere? Al fatto che l'articolo 32 della Costituzione dice che i trattamenti sanitari sono volontari, tranne che nei casi previsti dalla legge. Io citavo continuamente le vaccinazioni e le quarantene, che erano misure sanitarie obbligatorie, non volute dalla legge, e che però venivano applicate e cercai di collocare il trattamento sanitario non consensuale dando una dimensione strettamente sanitaria. Uno doveva essere ricoverato senza il suo consenso, ma perché era malato, non perché era pericoloso. La decisione doveva avvenire per via sanitaria, firmata dal sindaco in quanto autorità sanitaria, e il magistrato non c'entrava proprio, c'entrava come controllore generale e finale della correttezza dell'operazione, con tutte le altre cose. Però devo dire che questa cosa del fermo sanitario e del trattamento sanitario obbligatorio, fu un bel problema, perché nella periferia Basaglia doveva fare i conti con una base molto articolata, devo dire. Non so se tutto quello che mi ha attribuito a Basaglia lui lo condividesse al 100%, ma a parte queste indagini che non competono a me, ma certamente in periferia non c'era verso di farli fare i servizi di diagnosi e cure negli ospedali, perché era appunto considerato il fermo sanitario. Ma se i malati non potevano andare lì, dove andavano? I manicomi non ci potevano andare, lì non ci potevano andare. La psichiatria di comunità, che era al centro della riforma, però faceva i suoi primi passi e aveva difficoltà a fronteggiare le situazioni psicotiche più pesanti. Disse a Basaglia, quando venne da me quel giorno, ma guarda che noi riprivatizziamo l'assistenza psichiatrica, perché i ricchi alla fine, se non trovano, non sanno, se nessuno li prende, vanno in Svizzera, i poveri cosa fanno? E gli SPD ci pensi che un anno dopo l'approvazione della legge in Italia c'erano 1000 posti negli SPDC, dalle Alpi alla Sicilia, mentre calcolando uno su 10.000 avrebbe dovuto essere 6.000. Io non ci dormivo di notte su questa cosa e chiesi francamente, proprio a direi, se non fosse un po' così troppo morbida, un po' sentimentale, ma quasi affettuosamente, a Basaglia una mano su questo punto. E non so se me la diede, ma lui, credo di sì, ma no, non so se me la diede. Ma certo gli SPDC negli anni successivi aumentarono. Purtroppo questo mio incontro con Basaglia avvenne solo pochi mesi prima che la morte prematuramente e ingiustamente ce lo portasse via questa grande persona, non lo definirei psichiatra perché non so se lui gradirebbe questa definizione, ma questo grande e positivo innovatore, non solo della sofferenza psichica, ma del trattamento della sofferenza psichica, ma dell'intera società italiana. Noi dobbiamo essere tutti legati da sentimenti di gratitudine e di ammirazione. Gianni Chedda.
Buongiorno, buongiorno senatore, se mi fa molto piacere. Va bene. Sei sempre giovane. Com'è? Sei sempre gradevole a vederti. Grazie. E lei sempre lucido e combattivo, bene. Io volevo tornare su una cosa che lei ha detto prima e che secondo me è tema tuttora importante, che era proprio la questione del fermo sanitario e del TSO. Allora, io in quell'epoca, avendo una formazione giuridica, preparavo per Franco le memorie, dei piccoli promemoria, e ricordo questo, però mi dica lei se il mio ricordo è giusto, che si parlava di fermo sanitario nel momento in cui voi pensavate che dovesse essere un giudice a ratificare il trattamento sanitario obbligatorio. Ad un certo punto invece, e quindi come dire che il TSO in questo caso sarebbe ricaduto nella fattispecie dell'articolo 13 della Costituzione, la privazione di libertà, mentre invece secondo me questa fu una grande intelligenza vostra e questo Franco lo difese esplicitamente anche dentro Psichiatria Democratica in una discussione che io ricordo molto bene, feroce, con Antonio Slavic, la grande idea fu la figura del sindaco, cioè di assimilare il TSO al problema che oggi abbiamo di nuovo delle vaccinazioni, cioè un intervento nella sfera delle libertà, ma che non fosse un intervento, come dire, di compressione. Certo, ogni volta che tu ricevi un trattamento sanitario che non hai richiesto, c'è una forma di compressione, di, diciamo, di limitazione della tua libertà, ma è ben diversa la limitazione della libertà che si ha verso, che è una limitazione relativa, puntuale, per un preciso problema sanitario, come quando appunto vieni vaccinato, c'è il problema delle vaccinazioni, che è come quella del TSO. Quindi secondo me, e questo a livello internazionale è molto, è difficile da capire, ma colpisce molto, la grande vostra proprio intelligenza, capacità di fare un compromesso alto, fu quello di collocare il sindaco, cioè di far sì che l'autorità sanitaria locale e non una figura appartenente al sistema della giustizia penale determinasse anche il trattamento obbligatorio, che come sappiamo poi devono ricorrere tre condizioni e una di queste è l'urgenza, urgenti necessità che, di trattamento che la persona non vuole. Secondo me l'altra cosa che a mio ricordo risolse Franco ad una invece accettazione convinta della legge fu un'altra cosa che spesso viene dimenticata: non è un reparto psichiatrico di ospedale, ma è un servizio. La differenza, voi mi insegnate, tra reparto e servizio c'è, ed è appunto, a parte nell'organizzazione, ma è soprattutto nel numero dei posti letto. Queste due cose fecero sì, secondo me, che cadesse in Franco l'idea che si trattava di un fermo sanitario. E anzi, io ricordo, poi dopo noi lo abbiamo usato molto nei dibattiti negli anni successivi, lei ha ricordato Franca, insomma io ho lavorato anche con Franca nei 10 anni della sinistra indipendente e su questo abbiamo insistito molto, su questo tema, che il TSO servisse proprio, fosse come un obbligo più verso il medico di intervenire nelle situazioni in cui sarebbe stato possibile, per le condizioni di salute, per le condizioni sociali di una persona, abbandonarla, fregarsene. E quindi insomma il TSO interpretato più che come diciamo che verso il malato, verso soprattutto il medico e il servizio. Quindi per questo secondo me non è tanto giusto dire, cioè Franco, su questi compromessi, su questo livello di compromesso ci si spese sul serio. E io ricordo appunto un paio di discussioni dure, e in particolare una con Antonio Slavic proprio su questo punto, in cui Franco lo difese, a parte che in generale poi, forse però questo è un ricordo che io sovrappongo negli anni successivi, il problema che una legge è un compromesso.
Infatti noi adesso c'è tutto il tema, si continua a chiamarla legge Basaglia, però ecco, noi i più vicini a lui non abbiamo mai usato questa espressione, in parte perché non è giusta, perché la legge Franco non la firmò, non era un parlamentare, in parte perché appunto le leggi le fanno i parlamenti e i governi poi devono fare la loro parte. E questo non va mai dimenticato. Naturalmente tutto questo, il fare le leggi, il fare le politiche, sono terreni di compromesso. Noi secondo me in questi 40 anni, non so, questo è un discorso complicato, difficile da fare, siamo riusciti per molto tempo a tenere, noi dico noi quelli più dal cotè del movimento, come sono stata io per esempio, che non ho mai curato nessuno, ogni tanto mi hanno curato a me, e anche chi stava nel Parlamento, le forze politiche, si è, cioè per una ventina d'anni, 25, c'è stato un grande sforzo da un lato e dall'altro, dal lato dei movimenti appunto, dal lato dei partiti e in Parlamento, un grande sforzo che ha portato appunto a far sì che la 180 compisse 40 anni. Io non so qual è il suo vissuto, ma il mio sicuramente era quando è uscita la 180, non avrei affatto scommesso che avrebbe compiuto 40 anni, assolutamente no. No. E se li ha compiuti, secondo me, è grazie a un concorrere di diverse forze e di pensieri e di pratiche anche orientate in maniera diversa, e che però capivano che lì c'era un punto importante. Secondo me negli ultimi 10-15 anni, per molte ragioni, che non inerenti solo al sistema politico, tutto questo si è come perso, per cui per esempio, e così chiudo rapidamente, la discussione sul TSO quasi non si fa più, perché è quasi accettato che i diagnosi e cura quasi dappertutto debbano essere, siano dei manicomietti, ma lei lo sa, sicuramente lo sa perché è uno attento, che nella gran parte intendo dire 70% dei diagnosi e cura si usa ancora la contenzione fisica, certo non dappertutto in modo rutinario, in alcuni posti in modo rutinario, in alcuni posti in modo così ogni tanto, però si usa ancora e le porte sono chiuse. A me è capitato, e su questo paradosso veramente, su questo paradosso chiudo, di andare in un servizio di diagnosi e cura a Roma qualche anno fa, in cui c'era non solo la porta chiusa, ma il vetro era schermato, ed era schermato da un manifesto che faceva la propaganda ad una iniziativa, indovinate, contro lo stigma. La porta chiusa, il vetro schermato, più costruzione di stigma di così. Ecco, su questo credo che valga la pena, a partire da queste cose qua, di ritornare alle origini, a quella discussione in cui voi secondo me avete trovato degli alti e importanti compromessi. Oh, un'ultima cosa, stiamo restaurando quel filmato delle interviste di Franco ai politici. Perché adesso tutti i mezzi miracolosi consentono un restauro in cui si sente, ed è molto bella la vostra interazione, quindi appena mi completano il lavoro gliela faccio avere. Grazie. La vedremo tutti, la metteremo in. Grazie anche di quello che ha detto, che è molto importante. Devo solo dire che la paura che i servizi psichiatrici hanno in recuperazione diventassero dei manicomietti ce l'avevo davvero, tanto è vero che stabilimmo che dipendessero dai dipartimenti di salute mentale e che fossero un tutt'uno l'equipe di salute mentale, comprendesse anche i medici dei dipartimenti. Per il resto quello che ha detto la professoressa Giannichetta è perfetta, è vero, lo condivido. Ok. Leonaon, insieme al pubblico che vuole intervenire e fare domande, piano piano stanno anche intervenendo i membri della tavola rotonda
che veniva a seguito, quindi tutto fluisce meravigliosamente. Leo, per piacere. Grazie, buongiorno onorevole Rossini e grazie per quello che ci ha detto. Io volevo prendere due o tre cose dal suo intervento e ricordare. La prima cosa è che è stato proprio il movimento politico, sociale, ideale, emotivo del 68 che ha portato, come lei ha detto, le forze politiche a innamorarsi di questa tematica degli esclusi. Basaglia era una persona che viveva di utopia, ma viveva anche personalmente nella dimensione dell'utopia, ed è per questo che spingeva le cose sempre un centimetro più in là o un metro più in là. Però c'è un problema, ed è che al momento della promulgazione della legge il movimento, non sappiamo come sarebbe andato il referendum, anch'io la penso come lei che sarebbe stato bocciato, però il problema è che la maggioranza degli psichiatri a quell'epoca non erano mica d'accordo con la 180 e c'è voluto Scapicchio che li ha presi uno per uno e pian piano li ha convinti nella società di psichiatria, un po' de onta e un po' de ponta, come si dice a Venezia, un po' ungendoli e un po' pungendoli, per farli pian piano traslocare. Questo trasloco non avrebbe avuto il successo che pian piano ha avuto se non fosse stata in qualche modo bonificata precedentemente e innovata, svecchiata la cultura psichiatrica italiana dal lavoro che l'altra persona che lei ha citato, che Pier Francesco Galli, fece cambiando la cultura degli psichiatri, cominciando dai mattoni con cui si fa la cultura, cioè i libri. Lui fece una collana di psichiatria che introduceva in Italia la From Reichman, Sullivan e allargava la cultura psichiatrica che altrimenti era prevalentemente cultura manicomiale. Ora, la cosa straordinaria è che l'esistenza di una legge ha fatto sì che i tecnici dovessero conformarsi, ma resistendo parecchio, anche perché la loro formazione era agli antipodi di quanto veniva in qualche modo passato insieme alla legge. La psichiatria ha avuto, ahimè, una cultura prevalentemente custodialistica, come lei ricordava. Quindi il passaggio che tuttora è vero, non è ancora completato. La Gianni Chedda diceva in gran parte dei servizi psichiatrici c'è ancora la contenzione alla porta chiusa, altro che, è proprio vero, è toccato anche al sottoscritto passare in questa situazione, perché le difficoltà pratiche, culturali, tutto sommato oggi c'è anche il problema della medicina difensiva, continuano a esserci. Quindi devo dire che quello che lei ha detto è sommamente importante, ma probabilmente va ulteriormente sviluppato. Grazie. Riccardo, va a venire? Riccardo, ti farti vedere qui, così ti vede. Innanzitutto un commosso ringraziamento a Bruno Orsini. E una breve rivocazione, purtroppo i miei anni me la consentono, per preparare una domanda. E come giovane psichiatra manicomiale all'inizio ad Ancona, poi a Siena, ho combattuto in trincea questa fase veramente indimenticabile. Ricordo quando Basaglia venne
nel teatro Rinnovati, il grande teatro di Siena, per presentare le sue idee, venne aggredito fisicamente. Ecco, la psichiatria era veramente un tema che muoveva le folle, la gente, era uscita dagli ambiti specialistici della medicina ed era diventata parte importante, no, del dibattito, della cittadinanza. In quest'ambito ebbe anche occasione di essere nominato consulente del ministro Agnasi, il ministro della sanità allora, sul tema di psichiatria e droga, e scrissi il primo documento del piano sanitario nazionale sulla psichiatria. E ricordo quindi gli assalti all'arma bianca delle varie proposte di legge per demolire la 180. Ma un tema che propongo qui a Bruno Orsini è il fatto che ero anche consulente con Basaglia del Comune di Roma su psichiatria e droga, e negli anni poco prima che Franco appunto morisse. E ci fu, accanto a una solidarietà di intenti ovviamente, un elemento fortemente conflittuale sul tema della psicoterapia. Un giorno arrivai in ritardo a una riunione e avevo un terapeuta che non aveva molto il senso delle ore e dissi: sono in ritardo perché ho avuto la mia seduta. E Franco disse: il giorno che entrerà la psicoterapia entrerà il diavolo. Non ho capito. So che Bruno Orsini è stato una grande figura anche per la legge sull'ordine degli psicologi, che include anche l'ordinamento sulla formazione, sulla costituzione, sulla legittimazione delle scuole di formazione nella psicoterapia. Scusa, ti fermo perché Bruno sta dicendo che non ha capito, quindi prova magari a sintetizzare e fare quel, perché non ha capito. Ecco, il quesito è questo. Tu che sei stato un grande artefice dell'innovazione legislativa e culturale del nostro paese, sia nell'ambito della psichiatria che della psicologia e della psicoterapia, e hai probabilmente colto la grande resistenza di Franco Basaglia su questo secondo versante, e credo che oggi invece chi promuove questo convegno, che difende la pluralità delle professioni che in qualche modo direttamente o indirettamente agiscono sul tema della salute mentale, ci offre uno spazio di composizione, di sinergia al di là delle difese corporative e conflittuali che purtroppo sono così accese tra le diverse professioni. Grazie. Io ti ringrazio di quello che hai detto. È venuto fuori un mondo psichiatrico, come è giusto, plurale, in cui convivono fecondamente, si integrano anche approcci diversi ma non necessariamente incompatibili. Io voglio, spero e credo sia così, che i nostri, abbiamo inventato i dipartimenti anche per questo, che all'interno dei servizi pubblici ci siano le diverse culture, i diversi approcci, le diverse posizioni, perché tutte hanno un loro spazio, una loro legittimità, devo dire anche una loro complementarità. Non è che facciamo i democristiani che mettono insieme tutto, ma quando parlo di un approccio biopsicosociale, parlo di una cosa vera, in cui le componenti della medicina biologica, le componenti sociali e le componenti più strettamente psichiatriche, certo, qual è il rischio? Che i dipartimenti di salute mentale abbiano dei ruoli olistici, vengono, e questo è anche il limite che facevo vedere a Basaglia, che non è possibile che a un certo punto siamo i responsabili di tutto, che se uno ammazza un altro vengono a dire che il Dipartimento di Salute Mentale non se ne è occupato abbastanza, e che il ruolo allargato e la compresenza di diverse culture deve far sì che i nostri servizi possano tutto al più essere strumenti di coordinamento, di mediazione, di favorire le competenze, ed è assolutamente vero che
posizioni che un tempo erano alternative oggi sono sostanzialmente complementari. Se c'è un certo assolutamente riemergente, lo vedo nel mondo universitario, per la verità, che è sempre stato abbastanza problematizzato in questo senso. Ci sono persone che credono davvero di aver risolto i problemi del mondo con i mediatori chimici e con gli ormoni. Non è così, non è così. Però, com'è dal punto di vista della legittimazione dei diversi approcci, a me va bene. Se si riesce ancora, c'è nel pubblico due interventi, piccoli, domande che vorrebbero fare, va bene? Sì, sì, va bene, va benissimo. Senatore, buongiorno. Grazie per la disponibilità e grazie per l'intervento. Io sono uno psicologo, mi chiamo Tommaso Biccardi e mi occupo da diversi anni di riabilitazione psichiatrica. E veramente ho apprezzato molto quello che lei ha detto, soprattutto un po' sui fondamenti della legge. Ho apprezzato moltissimo che lei immediatamente ha messo in rilievo che prima della 180 era necessario la riforma del sistema sanitario nazionale e che questo poi dà un senso alla 180, ovvero che il malato mentale è un cittadino e come tale deve fare riferimento al sistema sanitario nazionale, non essere ghettizzato, come lei ben ha detto. In realtà essere riusciti già a portare fuori il malato mentale dal manicomio è stato un passo enorme e per questi passi ci vogliono le utopie e Franco aveva la forza delle utopie, solo che per curare non bastano le utopie. E io credo, e mi creda non è piaggeria, doveva essere legge Orsini-Basaglia, ma non tanto dal punto di vista politico, ma dal punto di vista del paradigma. Franco aveva molto chiaro l'idea della malattia mentale nell'aspetto sociale, nell'aspetto dello stigma, come lei aveva abbastanza chiaro che la malattia mentale esiste al di là dello stigma e quindi che la malattia mentale va affrontata con un paradigma più complesso solo della chiusura del manicomio o dell'inserimento sociale del paziente psichiatrico, ma bensì, come accennato un attimo fa, con il paradigma dei tre fattori e quindi la malattia mentale va affrontata a livello biologico e quindi anche con i farmaci, io sono uno psicologo, ma credo che sia necessario a livello psicologico sulle visioni soggettive e intersoggettive di ciascun paziente e poi a livello sociale con tutta l'inclusione e con tutto il carico che la società si prende del cittadino malato, non del cittadino pazzo. E io sono molto emozionato a parlare con lei, mi creda, ho sentito molte le sue interviste, ho letto degli articoli e credo che siamo arrivati al punto, e oggi ringrazio per la possibilità di poter parlare a tutti voi, del passaggio ulteriore che il malato mentale sia nei fatti un cittadino, perché a tutt'oggi se io voglio venire a curarmi, io sono di Salerno, voglio venire a curarmi a Milano per un problema medico, io posso venire, ma se sono un paziente con un disturbo mentale, io non posso venire a Milano, perché devo fare riferimento al mio DSM, il quale mi può dare o non dare il permesso e spesso non lo dà. Questo è un punto su cui dobbiamo parlare, perché da una parte la malattia mentale non ha più il manicomio, ma dall'altra parte è ancora la malattia mentale una malattia non inclusa a tutto nel sistema sanitario nazionale. Di questo credo che dobbiamo parlarne. La ringrazio. Eh,
Mi dica lei quando è il caso che io intervenga, è bene che risenta. Esatto, pensavo che adesso il secondo intervento potesse essere direttamente fatto, si presenta e così. Dunque, buongiorno a voi tutti, io mi chiamo Alberti, sono uno psichiatra, ultimamente, negli ultimi anni a Milano, e volevo in realtà dire due cose un po' a tutto l'uditorio, ma in particolare sono contento di potermi rivolgere a Bruno Orsini. Prima di tutto devo dirle che nell'ascoltarla, quando ha fatto la rievocazione del backstage, del retroscena che ha portato alla 180, ho ascoltato con emozione e anche con una certa commozione in certi momenti, perché io l'ho vissuti quegli anni, nel senso che ho lavorato in certe realtà psichiatriche prima del 78, essendo uomo di una certa età. E quindi mi ricordo quei momenti, mi ricordo quando nel 78 arrivò questa prima legge e poi la riforma sanitaria. E volevo fare due considerazioni, una, come dire, sul passato e un'altra sul presente e futuro. La prima, quella sul passato, riguarda, come dire, gli antecedenti del movimento che io potrei definire basagliano. Qualcuno ha detto saggiamente, un predecessore mio qui, che andrebbe chiamata legge Orsini trattino Basaglia, perché in effetti, come lei ha illustrato, Basaglia dissentiva inizialmente, aveva una visuale diversa, non certo pronta a un compromesso realistico con la politica e con i sentimenti degli italiani. Però c'erano stati altri momenti e movimenti prima di Basaglia, voglio dire, e che poi ovviamente hanno trovato una sorta di punta, di diamante, se vogliamo dire, di tutto il movimento di Basaglia. Io mi ricordo, giusto per citarne un paio, a Varese, Balduzzi, le riforme che sono state fatte nel manicomio di Varese, Parabiago, le riforme che sono state fatte da Marinato, da Giorgio Marinato, che è stato poi l'artefice del sistema psichiatrico della regione Lombarda. E vorrei anche ricordare quello che è stata la mia esperienza più concreta, oltre al Paolo Pini di Milano, che ho appunto frequentato, l'esperienza di Voghera con Gianfranco Goldwurm. Tutte queste esperienze non erano segnate strettamente sul tracciato basagliano, sono stati in parte antecedenti, voglio dire, Voghera è iniziato nel 70-72, certo esisteva già Gorizia, ma ha avuto un suo sviluppo diverso, che è stato anche molto spesso attaccato da Psichiatria Democratica perché non era pienamente e ortodossamente basagliana. Quindi credo proprio che sia necessario, anche solo per lealtà verso questi miei maestri, in particolare Goldwurm e Marinato, di citarli e ricordarli. E non solo per malinteso orgoglio lombardo, sia chiaro. L'altra cosa che volevo dire, e mi è piaciuto trovare in lei tanti accenti di apertura verso la psicoterapia, è che secondo me la psichiatria odierna, o degli ultimi 20 anni, ha perso tutta la dimensione psicoterapeutica. Si è ridotta a una psichiatria che del rapporto umano non sa più di tanto, che ritiene che governando i neuromodulatori, i neuromediatori, i neurotrasmettitori, con opportune molecole ovviamente, si possa, come dire, dirigere la psiche umana, ecco, e in qualche modo portarla a salvazione e quindi alla salute mentale. È una visione corta, è una visione limitata, e io ci tengo a sottolinearlo, uno psichiatra deve essere anche uno psicoterapeuta, quale che sia il suo orientamento, deve sapere che il rapporto col paziente non è fatto solo del modo giusto per, come dire, convincerlo ad assumere il risperidone, tanto per dire, piuttosto che... Ecco, sì, mi fa piacere che la bicocca non sia sponsorizzata e io quindi possa parlare in piena libertà. Che il rapporto col paziente è un rapporto che deve essere coltivato, cresciuto, si parla di alleanza terapeutica, ma non come strumento e modo o lubrificante per indurre all'uso degli psicofarmaci e basta. Anche, ovviamente, io ci credo negli psicofarmaci, ma è fondamentale che ci sia una
come dire, visione psicoterapeutica del rapporto, anche col paziente più grave, anche se uno è schizofrenico, se prende i suoi farmaci, magari in questo essendo agevolato dai farmaci, può fruire di un rapporto di carattere psicoterapeutico. I psichiatri di oggi, secondo me, non sono più formati in questa direzione. Poi non lo so, non vorrei inimicarmi l'amico Clerici, perché insomma è un vecchio amico da tempo, non è vero? Ecco, e quindi sarai tu che certamente correggerai questo trend. E questo volevo dire, e la ringrazio molto comunque per l'emozione che mi ha dato nel rievocare quello che è stato. Allora, ci sono altre persone che vogliono intervenire, facciamo un brevissimo altro intervento richiesto se possibile e apriamo formalmente con la tavola rotonda. Breve, possibile? No. Brevissimo? No, vieni qua, altrimenti non ti sente, al di là il fatto che non ti vede. Buongiorno a tutti, sono Donatella De Marinis, co-direttore con Riccardo Gerbetto di una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR. Allora, volevo dire due parole riguardo all'aspetto che mi è piaciuto molto, di cui oggi si è sottolineato, grazie soprattutto al nostro primo mentore, ma anche tutti gli altri, dell'aspetto sociale della malattia mentale, e io invece di malattia passerei a disturbo e poi passerei a malessere. E su questo mi è piaciuto il fatto che la dottoressa Edenstein introducesse tutti gli altri, le altre professioni, le nuove professioni che hanno a che fare con il malessere sociale, e che io credo, da psicoterapeuta e quindi da persona che a suo tempo ha fatto un po' una lotta contro la psichiatria vista solo in termini biologici o farmacologici, e poi siamo riusciti con l'ordine degli psicologi a introdurre un'altra ipotesi del malessere sociale, volevo dire una parola, spendere una parola a favore di tutte le altre professioni che in questo momento stanno affiancando la psichiatria, la psicologia, la psicoterapia. Molte le ha nominate, quasi tutte le ha nominate la dottoressa Edelstein. Una non l'ha nominata, la vorrei nominare io, anche se so che con questo non sarò molto amata, vorrei nominare il termine counseling, che credo che in questo momento, in una società come la nostra, che quindi soffre proprio come società e non solo come disturbo mentale, poi è chiaro che riguardo a certe fragilità il discorso sociale può diventare anche un disturbo più profondo. Però penso che delle volte semplicemente il malessere sociale possa essere affrontato con strumenti sociali. Volevo dire solo questo, ringrazio comunque, ho un marito che ha fatto la 180, quindi conosco con vecchietta, conosco tutta la storia, ringrazio di averla fatta così splendidamente dal professor Orsini. E niente, volevo aggiungere questa parolina ultima che credo, in cui io credo molto e che credo potrebbe essere un importante intervento nel futuro, socialmente. Grazie. Avrete notato che la tavola rotonda, cioè questo convegno sta scivolando nella tavola rotonda adesso, per cui va anche bene questo. Proponevo di dire Orsini, fa un'ultima risposta a questi tre interventi e dopo ufficialmente inizia la tavola rotonda. Alcuni dei membri hanno già partecipato, peraltro. La parola a lei. A me? Eh sì. sono stato scettico che del dibattito che ho ascoltato, ricco, articolato, complesso, vero, costruttivo, non polemico,
Io credo che il passato è passato e il futuro è davanti a noi, ed è un futuro molto complesso. Nuovi problemi, nuovi cieli e nuove terre. E noi ci troviamo di fronte a una situazione socio-economica, clinica, profilattica, quello che volete, del tutto diversa. Abbiamo l'immigrazione in atto, abbiamo l'esplosione delle malattie degenerative della terza e della quarta età, abbiamo il disagio giovanile incontrollato e palese, abbiamo il problema delle assunzioni di sostanze che è cambiato. Cioè la psichiatria di ieri ci serve per costruire una cosa nuova, ma abbiamo bisogno di cose nuove e abbiamo anche bisogno di strumenti nuovi per farle. A me la Tsipras interessa molto proprio perché vede la confluenza di nuove professionalità, di nuove esperienze, di nuove capacità che sono sempre stati utili, ma oggi diventano indispensabili. Non possiamo pensare, l'ho detto quando parlavo della concezione olistica dei servizi psichiatrici, che tutto sia passi attraverso di noi, e noi dobbiamo avere tante culture, tante sensibilità, tanti interventi. C'è un esempio che è stato fatto dai miei amici e che vorrei riprendere anche per concludere. Noi siamo come dei Pinocchi nella pancia della balena. La balena è grande, ma Pinocchio è piccolo, e dobbiamo girare all'interno di questa realtà che muta, che cambia, che ogni giorno ci pone problemi nuovi e diversi, mantenendo come sostanza alcuni valori, alcuni principi che sono in sostanza l'aspirazione a una società personalistica e comunitaria. Ecco, questo abbiamo, io sempre di aver speso di aver sempre in comune con Basaglia. Ci avete mai pensato che Basaglia ebbe tanti cattolici che lavoravano con lui e per lui? Non parlo soltanto di Zanetti, ma parlo di Marchesini, che gli consentì di stare a Gorizia quando tutti lo volevano mandare via, del Papa, che, di Benedetto XV, che ha detto delle cose che stavano su quel versante, che allora era minoritario, adesso invece lo è. Ecco, cambia il mondo e noi purtroppo non cambiamo in meglio, almeno. Ma credo che dobbiamo lasciare a chi ci segue il senso della dinamicità. Abbiamo sempre sostenuto che l'uomo non è una cosa sempre uguale, che lo si guarda come si guarda un vetrino al microscopio, ma che cambia, che la personalità è il risultato della nostra vita. Ebbene, anche le esigenze che ci circondano sono il risultato della storia, e così come cambiano le personalità di ciascuno di noi, deve cambiare anche il nostro lavoro, le nostre aggregazioni, le nostre sensibilità, le nostre speranze, le nostre capacità. Ecco, se posso concludere direi grazie di quello che avete detto sul passato e tanti auguri per il futuro, che non mi appartiene ma a molti di voi appartiene, e vi auguro di percorrere con la stessa incisività e, se questo forse vi sarà più difficile, con lo stesso amore con cui noi abbiamo percorso il nostro cammino. Bruno, noi continuiamo adesso con la tavola rotonda. È stato chiuso lui, però riaccenderlo. Lui aveva chiesto di essere partecipe anche nella tavola rotonda, insisteva per questo. Però magari non me l'aveva detto quando l'avevo sentito. Può darsi che voglia riposarsi un attimo, vediamo insomma. Sì. Sì, eccoci. No, tra poco c'è la tavola rotonda. Se Bruno vuole continuare a essere presente, ci farebbe piacere, ovviamente. Lui so che era un suo desiderio. Se vuole riposarsi un attimo, può staccare e poi riprendere. Sì, sto volentieri, grazie. Ma prometto di essere meno loquace. Va bene, va bene.